Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore, una delle conduttrici tra le più apprezzate in Italia che risulta essere tra le quattro donne più importanti alla conduzione dopo Raffaella Carrà, Loretta Goggi e Maria Giovanna Elmi è proprio lei, la splendida Simona Ventura. Nel corso della sua carriera ha sempre mostrato la sua professionalità e il suo talento in diversi programmi televisivi come quelli che Il Calcio, L'Isola dei Famosi, Temptation Island, VIP e The Voice. Dopo tanti anni è stato fatto un annuncio che ormai nessuno si aspettava. Simo. Il primo esordio nel mondo dello spettacolo per Simona è avvenuto nel 1985. Come concorrente del programma televisivo W Le Donne, condotto da Amanda Lear e Andrea Giordana su Rete 4, e, a seguire, Gioco delle Coppie, quiz di Canale 5 condotto da Marco Predolin. Grazie alla partecipazione a questi programmi, la donna partecipa ad un concorso di bellezza Miss Italia aggiudicandosi la vittoria di Miss Muretto. La donna partecipa in qualità di valletta accanto a Giancarlo Magalli nello show Domani Sposi. Simona comincia a condurre un programma dedicato al calcio chiamato Quelli che. Il Calcio per ben 10 edizioni che la consacrano la migliore conduttrice d'Italia per via della sua estrema professionalità. Nel programma, spesso partecipava il suo ex marito Stefano Bettarini che, in un periodo ebbe un flirt con Antonella Musetti prima ballerina del programma. Simona, fece in modo che la ragazza non andasse più, e così avvenne successivamente. La donna molto attenta ai suoi programmi ha avuto discussioni con alcuni personaggi famosi come Alessandro Cecchi Paone, era il 2007. Ma oggi cosa è cambiato? Importanti novità lasciano sorpresi i fan. La novità che sorprende i fan. Simo e Cecchi. A distanza di 15 anni dalla lite furibonda tra Alessandro Cecchi Paone e Simona Ventura, pare che sia avvenuto il miracolo, i due hanno deciso di chiarire. Era il 2007 quando Simona conduceva L'Isola dei Famosi, in onda su Rai 2, Cecchi Paone, all'epoca concorrente. Pare che fece di tutto per mettere in difficoltà la conduttrice, rifiutandosi di fare la nomination, così come il regolamento chiede. I due litigarono in diretta televisiva e tra i due ci fu un botta e risposta molto pungente, la tua spocchia te la puoi mettere dove vuoi, esclamò la Ventura. Il conduttore rispose, mi rifiuto di fare una nomination, è un gesto incivile. Non ho mai votato contro qualcuno, non comincerò ora all'Isola dei Famosi. Simona avrebbe postato su Instagram un breve filmato di quei tempi su Instagram, annunciando ai fan di aver chiarito con Alessandro, aggiungendo, Alessandro, possiamo finalmente dire che avevi letto il contratto e che quindi volevi provocare? Possiamo dirlo dopo tanti anni? Mentre lui ha prontamente risposto, certo. Tu mi insegni che i reality richiedono dei colpi di scena. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.